The World End With You, Final Remix. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of The World Ends With You, Final Remix. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo e primo episodio. Questo gioco ha una storia incredibile per me. Tra l'altro la sua versione Switch è stata anche più difficile da trovare della versione per DS. Versione del DS che già al tempo giocai e che, devo essere sincero, mi ha lasciato un ottimo ricordo, tant'è che mi ha spinto appunto a comprare la versione per la Switch. I comandi Joy-Con ti permettono di spostare il puntatore sullo schermo inclinando il Joy-Con con uno stile dinamico e a una sola mano. A detta di molti questo stile è iper odioso invece. Ma prima di giudicare, proviamolo. I comandi touch, cosa che non useremo visto che stiamo registrando, in realtà semplificano molto il gioco. Ma non è questo il punto per noi. Facciamo nuova partita. E rieccoci a Shibuya. Luogo che abbiamo già visto in tanti altri giochi. Out of my face. You're blocking my view. Il nostro personaggio principale. Shut up. Shut up. Stop talking. È un gran simpaticone il nostro protagonista. Just go the hell away. All the world needs is me. Eh beh, certo. I got my values. Sicuramente. So you can keep yours, all right? Certo, capo. I don't get people. Lo so, never neanche will. Io a volte. Never will. Ti capisco. And Square Enix presents The World Ends With You. Se ci pensi già il titolo ha un grande senso. Il mondo finisce con te. Quando crepi non c'è più nulla. Per te perlomeno. Il mondo va sicuramente avanti, ma il tuo mondo è finito. Che è successo? Dove sono? Cosa ci faccio qui? Non ricordo nulla. Ovviamente. E questo che cacchio è? Una spilla. Vedo i pensieri della gente. C'ho i poteri. No dai, sono serio. Perché questo gioco è bello. La storia è stupenda. Che diavolo. Sento le voci nella mia testa! Cos'è successo? Questa strana spilla. E da dove salta fuori questa spilla? Chissà se c'è un nesso. Molto probabilmente, mio caro. Tocca la spilla nella parte in basso a destra dello schermo per trovare le sue abilità di scansioni. Puoi terminare la scansione e tornare alla schermata del campo d'ormai toccando di nuovo la stessa spilla. Che tra l'altro volevo vedere esattamente dove era posizionata. E incredibilmente ci sono sopra. Perfetto, perfetto. Sono bravissimo. Vediamo la scansione. Bisogno di dormire, profumo. Voci, sono proprio voci. Ma perché? Che è successo? Riesco a sentire i pensieri delle persone. Cosa diavolo è questa spilla? Eh? Huh? Un telefono che squilla. Mio? Eh sì. Raggiungi il 104 in 60 minuti. Se fallisci sarai cancellato. I demoni. Ah, bella questa. Ci vediamo, spam. Cancellato. Eh? Di nuovo? Questo sì che è uno spam da incubo. Ah, la mia mano! Che cazzo è sta roba? Click, click. Ciao, siamo cattivi. Ogni tanto mi dimentico che devo schiacciare A. Rane? Ah, ma che diavolo! Mi attaccano! Cosa vogliono da me? Giù, ranocchie!
ed eccoci nel sistema di combattimento. Che posso anche switchare da touch oppure appunto Joy-Con. Usa il Joy-Con e usa il puntatore per muoverti, attaccare eccetera in battaglia. Al momento sei senza difese, perciò dovrei dartela a gambe. Muovi il puntatore e tieni premuto R o B per schivare. Tenere premuto sposta, muove il personaggio verso il puntatore e sposta il puntatore rapidamente per scattare. Ok, quindi se io tengo premuto in un punto lui si muove. Se invece lo tengo premuto e lo sposto lui scatta, va bene. Tocca il pulsante pausa per mettere in pausa il combattimento. Scegli, devo schizzare via dal menu che compare, potrei scappare dalla battaglia. Ok, fammi provare un attimo. Non so se adesso sia meglio la R oppure la B. Per comodità mi sembra che in realtà sia meglio la R. Dai. Cracra. Va bene, scappiamo via. Tanto non possiamo fare nulla. Trascina rapidamente Neko per scattare. All'inizio dello scatto Neko è intoccabile e ciò gli consente di sfuggire agli attacchi nemici. Ok. Fuga dal combattimento, va bene. Ah! Che diavolo sta succedendo? Qualcuno mi aiuti! Tutti mi stanno ignorando. Ehi, smettete di ignorarmi! Ma che posto è questo? Diamine! Devo scappare. Beh, un inizio coi fiocchi, eh? The words end with you. Manca la scritta Final Remix sotto, però. Eccoli qua i demoni. Oh no. Devo essere sincero, non mi ricordo tutti i nomi di tutti i personaggi. È passato veramente un'eternità. Forse l'ultima volta che ci ho giocato era in terza superiore o in seconda addirittura. No, terza. Terza sicuramente. La musica a me piace molto di questo gioco. Che tra l'altro, se giochi a Kingdom Hearts 3D prima di aver giocato questo titolo, ti tagliuzzi via un sacco di informazioni. Secondo me è anche per quello che l'hanno fatto su Switch poi. Ah, eccoci di nuovo qui. Non lamentarti, non lavoriamo tipo da secoli. Esatto, sembra lunedì dopo le ferie. Preferivi delle ferie ad oltranza? Il giorno 1 ha il maggior numero di giocatori, è un'occasione per fare un po' di punti. Altrimenti, come compensiamo il mese scorso? Va bene, una settimana non mi ucciderà, forse. Ehi, visto che siamo qui, perché non facciamo un giochino? Un giochino? Sì, giusto per non farlo sembrare un lavoro. Dai, ti piacerà. Oh, certo, sai come sono fatta. Va bene. Di che gioco si tratta? Che ne dici del terzo sport dei demoni, caccia ai giocatori? Vediamo chi prende più giocatori nella missione di oggi? Non direi sul serio, non è affatto divertente. Non ti piace? Ti spazzerò via, non c'è gusto. Oh, ma davvero? Allora mi dovrò impegnare. Conosci le regole, chi perde paga una ciotola di ramen al vincitore. Benissimo, la nostra vita vale quanto un ramen. Qui dovrei essere al sicuro. Ah, rane malefiche! Lasciatemi stare! Non vi ho fatto niente! Aiuto! Ci hanno preso! Ah? Sono spariti! Perché la gente sparisce? È colpa vostra? Cosa sta succedendo? E perché sono qui? Diamine! Mi prenderanno. Eccone uno. Eh? Ah, era una tipa. Tu, fai un patto con me. Al momento sarei un po' preso. Ascolta, con un patto potremmo battere i rumori. Non mi interessa, ho altro a cui pensare adesso. Vuoi essere cancellato? Sbrigati, non c'è tempo. Ti prego, fai un patto con me. Va bene. Accetto. Un pip
Patto stipulato. Cos'erano quelle luci? Tieni. Usa questa spilla. Ma quelle strane luci. Ti spiegherò tutto più tardi. Ora dobbiamo fermare i rumori. Ok? Preparati. Per combattere ti servono le spille. Inserisci comando con il puntatore. Il puntatore Psycho ZR oppure là. Seleziona lo Psycho della spilla. Ah, ora ho capito come funziona i comandi. Allora, aspetta che... Beh, non è così orribile in realtà, eh. Ho giocato di peggio, sincero, eh. Ovviamente le spille dopo un po' si svuotano e devi aspettare che si riattivino, certo. In realtà non è così orribile, non so perché la gente... Magari più avanti nel tempo, per carità. Oh, aspetta. Magari sì, effettivamente non è il sistema più comodo che potevano inventarsi, ma detto sinceramente non è neanche così orribile. Ho veramente giocato a giochi molto peggiori. Trascina sullo spazio vuoto per creare il percorso di fiamme. Grazie. Usa i comandi touch per combattere. Non stiamo usando il touch. Usa le spille, deve attivarsi. Ok, lo sappiamo. Per trascinare, trascina il dito su... Non lo sto usando lo schermo. Sto usando il Joy-Con. Quel fuoco! Sono stato io. Wow, sai come usare la spilla? Devi essere bravo con gli Psycho. Che abbia trovato il partner giusto? È così che chiami quelle fiamme, uno Psycho. Già. E ora che abbiamo fatto un patto, i rumori non ci seguiranno più. In altre parole, siamo salvi. Certo, vedi? Spariti. Spariti. Quindi, cosa sono i rumori? Sono quei mostri che abbiamo appena combattuto. Quei mostri? Ah, certo. E gli Psycho? E a questo che serve la spilla? Scusa, dimenticavo le buone maniere. Sono Shiki Misaki. Ma chiamami Shiki. Questo è fuori. Abbiamo una lunga settimana davanti a noi. Una settimana? Di cosa? Il gioco dei demoni dura 7 giorni, giusto? Demoni? Cosa? Ma questa sta male. Cioè, scusami un attimo. Contestualizza la cosa un attimo, caro mio protagonista. Tu ti sei appena risvegliato e non sei un cazzo. Hai appena visto delle rane malefiche che ti saltavano addosso. Hai usato una spilla per far apparire fuoco. E pensi che lei sia la pazza? Vedi tu. E tu come ti chiami? Lasciamola perdere. Dove sono? Come sono finito qui? Andiamo, dimmi il tuo nome. L'insegna diceva stazione di Shibuya. Perché sono a Shibuya? Qualcosa non va? Aspetta, l'incrocio. Devo solo tornare sui miei passi. Dove sta andando? Ehi, aspettami. Ti immagini che roba incontrare i personaggi di Persona 5 adesso? Ma perché mi segui? Perché fai di tutto per non essere seguito? Vai al diavolo, io vado dove voglio. E dove? Siamo bloccati qui. Cosa? Dai, non essere stupida. Quello che fa lo stupido sei tu. Abbiamo fatto un patto, dobbiamo stare assieme. Non puoi battere i rumori da solo. Non puoi sopravvivere. Sopravvivere a cosa? Al gioco! Non vuoi vincere! Ah, gioca nel tuo tempo libero! Ehi, smettila di scherzare! Ci cancelleranno se non vinciamo! Hai visto cosa è accaduto a quelle persone? Vuoi fare la loro fine? Inoltre, siamo partner! I partner lavorano assieme! Assolutamente no, non coinvolgermi! Sei già coinvolto! Sei un giocatore proprio come me! Un cosa? Io non sto giocando a niente! Ah, davvero? Allora perché è la spilla del giocatore? Questa qui. Non hai un timer sulla mano? Io ce l'ho. Sì, e dice 20 minuti. Ma che diavolo! Vedi, anche tu fai parte del gioco dei demoni. Ah. Non c'è più tempo per le chiacchiere. L'orario avanza, ci rimangono solo 20 minuti. Di corsa al 104. Al 10-4. Scusami. Al 10-4. Al 10-4? Sarebbe... Il 10-4, il 10-4. Hai letto l'email, vero? Raggiungiamo il 104, sarei cancellato. Ah, quello spam. Ma per piacere, ma quale scemo crederebbe a quella mail? Quello che c'ha un timer sulla mano, magari? Ma in effetti, questa è una giornata davvero strana.
E lei mi seguirà in ogni caso? Tanto vale proseguire e cercare di capirci qualcosa. Va bene, hai vinto, fammi strada. Ottimo, ora per l'ultima volta dimmi il tuo nome. Neku, Neku Sakuraba. Neku, eh? Che nome carino, ma sta zitta. Ok Neku, andiamo al 104. Non siamo già al 104 noi, tra l'altro, e ho ricevuto una mail. No? Raggiungi 104, ah ok, è la missione. Ok. Ai! È bloccato, da qui non si passa. Non possiamo passare, ma la strada per il 104 è questa. Perché ho la sensazione di essere osservato? Quel tipo lì, cosa sta guardando? Quello lì vestito di rosso. Fatto confermato. Come facciamo con questa barriera? Neku, si è aperta! Che cosa sarà successo? Non ne ho idea, un colpo di fortuna, credo. Andiamo, dobbiamo sbrigarci! Quel tipo in rosso. Dove è andato? Strano. Sarà andato via. L'importante è proseguire. Edificio 104. Ci siamo! Oh, il timer è sparito! Ah, missione completata! Ah, sai che roba! Cosa? Solo uno stupido si farebbe fregare il giorno 1. Chi sei? Oh no, un demone! Voi due sarete cancellati prima o poi. Su via, aiutatemi a guadagnare qualche punto extra, ok? Con chi stiamo parlando noi? Ancora questi mostri! Neku, ora sai come si combatte, vero? Questa volta concentrati su di me! Cosa? Ma arrangiati! Ti prego, è per fermare i rumori! Va bene, andiamo! Se hai un partner sullo schermo comparirà la sua spilla speciale. Tocca il nemico per chiamare Shiki e farlo eseguire un colpo. Continua a toccarlo per farlo eseguire una combo. Ok, ma toccarlo con cosa? Con il tasto d'azione? Ma io posso muovermi? No, ok, non mi posso muovere. Ecco fatto, è un po'... Allora, toccare il nemico forse col Joy-Con diventa un po' difficile. Diventa un po' difficile perché effettivamente devi stare lì preciso a puntare sul nemico. Non è impossibile però. Ottimo, ora possiamo combattere assieme. In squadra possiamo battere i rumori più velocemente. Avanti! Ma che tra l'altro c'era scritto che se voglio usare un altro personaggio, quindi in questo caso lei, posso usare un altro Joy-Con. Cosa succede se li uso tutti e due io? Ok, questo è diventato adesso il giocatore 2, no, non va bene. Più che altro la vedo molta più semplificata rispetto alla versione del DS sotto questo punto di vista, perché sul DS dovevi controllarli entrambi in contemporanea. Qua bene o male invece lo controlli a tempismo. È finita. Non ancora, Neku, guarda lì. Quello è grosso. Ah, questo sembra forte. Beh, non ho scelta. Ehi, stalker! Non sono una stalker. Vabbè, comunque, non combinare casini. Io non ne farò. Che caruccia che è lei. Se alterni i colpi contro lo stesso nemico, tranne col suo partner, eseguirà una combo incrociata. Le combo incrociate potenziano il suo tasso di sincronizzazione. Va bene. Il che aumenterà il livello d'attacco, immagino. Ok, devo ricordarmi, con B mi sposto. Attacca! Attacca, amico! Continua ad attaccare che io non ho psico! Sei l'unica possibilità che abbiamo in questo momento, forza! Non riesco a fare una combo incrociata! O meglio, credo che le stiamo già facendo, ma in teoria dovrebbe apparire la X, no? Sconfiggi i nemici per guadagnare SP e... Sconfiggi i nemici per guadagnare esperienze e punti salute. Ok, hai ricevuto 500 yen e hai ricevuto
Hihirokane. Alcune missioni dei negozi te la lasciano scambiare con un oggetto fondamentale la crescita del personaggio. Perfetto. Per semplificare la chiameremo la spilla rossa. Ah, ce l'abbiamo fatta. Bella sta musichetta. Ma l'hai sentita? Il giorno 1 è solo all'inizio, quindi era una femmina. Ah, era la tipa, ok. E se le missioni diventassero sempre più difficili? Ci aspettano altri 6 giorni. Ce la faremo. Non voglio essere cancellata. Lui è ancora sconvolto. Non posso crederci. Perché sono finito qui? E se vengo cancellato? Che diavolo di gioco è questo? Non può essere vero. Ah! Sono veramente bloccato qui, a Shibuya. Beh, a quanto pare sì. Reaper's Game, Chapter Closed.